abbastanza triste ma necessaria. Sono in tuta oggi, quindi non vado bene per la Paragon né per Fabio Testi. Siamo qui a commentare la terribile trasmissione di sabato scorso, in cui sono state date 6 motivazioni per cui gli uomini preferirebbero le fidanzate dell'est. Uno, perché dopo il parto tornano in forma subito; 2, perché non frignano, perdonano il tradimento, e varie altre cose. Per esempio, sono sempre sexy, cioè non portano tute e pigiamoni. Allora, se vogliamo fare invece una cosa un po' più seria e provare a tirare, diciamo, un filo, diciamo un'esegesi quasi del testo, la considerazione che si ha delle donne è che siano macchine da riproduzione, macchine per dare piacere, macchine che perdonano, macchine in sostanza che non hanno alcuna capacità di reagire, perché non devono frignare sostanzialmente. Noi siamo quello strano settimanale della Sinistra Senza Inganni, che invece dalla sua fondazione ha dedicato non solo l'8 marzo, ma insomma molto spesso e molto volentieri l'attenzione alle donne. Anche quest'anno l'abbiamo fatto, e alla loro realizzazione, perché pensiamo che sia fondamentale ribadire non tanto una parità che ci pare scontata, ma un'uguaglianza umana che è stata intaccata nei secoli, lo sappiamo, sia dalla cultura occidentale, cioè da tutto quel logos che le voleva dotate di minor ragione e quindi minor sostanza cerebrale, quindi meno umane degli uomini, che dalle religioni, banalmente la nostra, il cristianesimo, le vuole, no? Pezzo dell'uomo, costola, e quindi una sorta di minore uomo, pezzetto, quasi un uomo mancato, diciamo, in questo è stato poi trasformato da tanto altro. Allora, che cosa ci ostiniamo a dire da anni? Che in realtà la donna è benché diversa uguale all'uomo, che la sessualità non è scarica. C'è stato un momento molto speciale della trasmissione in cui questo attore, Fabio Testi, sosteneva che sua moglie dell'est fosse particolarmente amabile perché lo aveva portato in un bordello e gli aveva permesso di avere rapporti sessuali con altre donne, e questo la rendeva diversa dalle donne nostrane. Ecco, noi abbiamo sempre ribadito invece come la sessualità dovesse essere la ricerca di una realizzazione propria e altrui, anzi in primo luogo altrui, la realizzazione altrui come forse unica forma di amore possibile. Non ci stancheremo di scriverlo e riscriverlo, di trovare nuove forme anche per scriverlo, e quindi buona lettura.